Anzitutto possiamo dire che la battaglia fatta dalle opposizioni unite in questi mesi sul salario minimo ha prodotto un fatto politico, ha prodotto di aver fermato la maggioranza che voleva inizialmente votare un emendamento soppressivo su questa proposta, invece c'è stato questo confronto di oggi. A questo confronto però abbiamo registrato che il governo non ha una sua proposta, non ha le idee chiare sul salario minimo e quindi noi non ci sottrarremo al confronto, però attenzione, aspettiamo delle proposte. Avevamo detto che arrivavamo qua aspettandoci una novità dal governo, invece ci sembra rimasto sulle sue posizioni. Noi abbiamo spiegato con esempi concreti e argomentazioni molto solide la nostra proposta unitaria sul salario minimo, che si basa su due capisaldi irrinunciabili: dal rafforzamento della contrattazione collettiva, estendendone gli effetti a tutti i lavoratori e le lavoratrici di un settore attraverso la valenza della retribuzione complessiva, e accanto a questo una soglia legale minima di 9 euro all'ora, sotto la quale nemmeno la contrattazione collettiva possa scendere. Quindi abbiamo spiegato e ribadito con forza le nostre ragioni, purtroppo da parte del governo non sono arrivate né risposte su queste né proposte alternative. La maggioranza ha tutti gli strumenti, il governo ha tutti gli strumenti per fare gli approfondimenti che vorrà fare e per eventualmente presentare una sua proposta, e noi evidentemente aspetteremo di poter confrontarci su questa, però intanto noi andremo avanti sulla nostra proposta perché c'è un forte consenso popolare ed è il motivo per cui a questo punto da oggi possiamo lanciare la raccolta firme che avevamo già annunciato la settimana scorsa quando la maggioranza ha votato la sospensione per 2 mesi. Voglio ricordare però che la nostra proposta è già incardinata nella sede opportuna del confronto, che è il Parlamento. E in quella sede ci aspettiamo o emendamenti o proposte alternative da parte del governo, con spiegazione del perché la nostra proposta non vada bene, perché oggi appunto non ci hanno affatto convinto sulle perplessità. Noi abbiamo risposto a tutte le domande che sono state fatte in modo puntuale, quindi insisteremo e anzi rilanciamo chiedendo a tutte le cittadine e i cittadini che sono a favore di una misura fondamentale di contrasto al lavoro povero di supportare questa nostra proposta, di supportare un salario minimo che possa destinare ad un futuro migliore tutte quelle persone che oggi, pur lavorando, non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena. È stata anche un'occasione, a margine di questo incontro sul salario minimo, per poter da parte nostra del Partito Democratico chiedere conto anche di 2 altre questioni importanti, quella delle dimissioni di De Angelis che continuiamo a chiedere e quella dei ristori che ancora non arrivano a imprenditori, agricoltori e famiglie colpite dall'alluvione e dalle frane del maggio scorso in Emilia-Romagna. Abbiamo chiesto in questi giorni che si utilizzassero le risorse stanziate ma non spese del primo decreto sull'alluvione, quella ad esempio che sono state previste per la cassa integrazione, di cui poi non è stata fatta richiesta se non una parte molto inferiore, di poter essere immediatamente messe sui ristori, per cui davvero vogliamo che arrivino presto queste risposte, anche perché le imprese e le famiglie necessitano di prospettive concrete e i comuni che hanno anticipato delle risorse per fare gli interventi di somma urgenza con risorse che non hanno a bilancio, ecco, hanno bisogno davvero di una risposta molto forte per poter procedere coi cantieri e mettere in sicurezza il territorio.